10 anni fa usciva la canzone A me piace a Nutella del piccolo Lucio. A me piace a Nutella, gelato e capanna. 10 anni fa Daniele Dasematter dominava YouTube Italia con i suoi originali sketch. Allora signorina, quale parte del corpo può dilatarsi 20 volte rispetto alla sua dimensione originale a riposo? Ma io non saprei. È il pene. Veramente la pupilla. 10 anni fa Frank Matano si divertiva a perculare la gente con i suoi scherzi telefonici. Allora, com'era la canzone? Per fare l'albero ci vuole il pepe, per fare il pepe ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il telefono, per fare il telefono ci vuole la birra. 10 anni fa i Pantellas esplodevano su YouTube con le loro continue parodie. Dieci anni fa Rebecca Black spopolava con la sua Friday. Ok, ora basta perché sennò mi bloccano il video. 10 anni fa caricai il mio primo video su YouTube. Qui dentro il papà è trasparente, quindi è bello perché vedete anche i pallini che salgono, quindi se voi lo tenete aperto durante la partita potete vedere se c'è il pallino o no, così siete sicuro che avete finito i pallini. E sapete qual è la cosa bella? Che non mi seguiva nessuno. Ero testardo, convinto, pieno di energia, ma c'era una cosa in particolare che spingeva più di tutte: la passione. Pur quanto possa essersi un po' affievolita, è ancora abbastanza forte da permettermi di essere ancora oggi qui con voi. Certo, ormai tutto questo è diventato un lavoro. Ma se dovessi descrivervi una per una tutte le lotte che ho dovuto fare per riuscire a rimanere all'interno di questo settore lavorativo, se non ci fosse stata la passione, questo canale sarebbe morto. Da anni. Se guardate i miei video, vecchi e nuovi, vi renderete conto che non ho mai cambiato il mio stile, il mio modo di essere, il mio modo di fare, il mio approccio con i prodotti che recensisco. Certo, la qualità è migliorata, fortunatamente oserei dire, perché ero abbastanza triste a girare i video, ma in tutto questo non mi sono mai montato la testa. Non sottovalutate i vostri genitori. So che può sembrare un po' una frase fatta, però alle volte ci sfugge un po' la mano e sembra che ci sia tutto dovuto e che sia normale così. Ma io senza i loro sforzi e il loro credere nei miei progetti, probabilmente ora non sarei qui, su questo canale, a girare questo video. Ricordo ancora quando dissi a mia mamma: «Mamma, voglio fare soft air». La sua reazione fu: «Oddio! No! Forse. Ci pensiamo». Alla fine fu un sì. La continua costanza e dedizione nel continuare a portare contenuti legati al soft air ha portato a creare una grandissima community di sparapallini. Grazie a chi c'è stato, grazie a chi c'è e continua ad esserci, e grazie a chi ci sarà. Quest'anno si prospetta essere ricco di nuove collaborazioni, tanti nuovi prodotti da recensire e, perché no, anche qualche video di nuova tipologia per rinfrescare un po' le acque del canale. I video usciranno come consuetudine il lunedì pomeriggio. Trovo sia un buon giorno per la pubblicazione dei contenuti, in quanto è lunedì, yeah, si ritorna al lavoro o si ritorna a studiare. Ma ehi, è appena uscito un nuovo video di Rickersoft, questo sì che mi rallegra la giornata. In teoria dovrebbe essere così. Grazie a tutti se anche quest'anno sarete presenti qui con me sul canale, insieme a tutti gli altri sparapallini, pronti ad imbracciare di nuovo le nostre SG sul campo di gioco. A presto.